pastori di cui parlava il profeta Geremia nella prima lettura, che non trattano male le pecore, ma che sono l'espressione della cura di Dio per il suo popolo. La sua attività assistenziale e caritativa, infatti, anche se poteva essere giudicata per alcuni aspetti troppo imprenditoriale e troppo autonoma, in realtà non è mai stata volta al profitto. Le opere di misericordia corporale si assommavano a quelle di misericordia spirituale, con un occhio speciale per gli ultimi, ma anche per i suoi parrocchiani e per la città intera. San Vincenzo De Paoli per la gestione dell'omonima scuola paritaria e la Fondazione San Rocco Onlus per gestire alcune case di riposo, pensate per dare un ambiente di famiglia agli anziani, sempre grazie anche all'aiuto delle diverse famiglie di suore, che ha saputo coinvolgere in tutte le sue attività.